Quest'oggi vi narrerò l'intera storia del videogioco Hello Neighbor. Ho guardato gameplay, visto tutte le cinematiche, letto e creato teorie a riguardo. Quindi ora mettetevi comodi, aprite bene le orecchie e fate attenzione al vostro vicino. Tutto iniziò il 20 marzo 1991. Una felice famiglia composta da quattro persone, il padre John, la madre Diane e due figli Aaron e Mia, decisero di trasferirsi in una villetta molto stravagante, costruita in una semplice cittadina americana. All'edificio, ormai ultimato, non restavano che alcune rifiniture in certe stanze, quindi la famiglia poté già iniziare col trasloco dei propri beni. Mentre il padre e la madre si occupavano di ciò, i bambini, non conoscendo ancora nessuno dei ragazzi del vicinato, decisero di giocare a nascondino insieme, in giro per la nuova casa, per far passare il tempo senza annoiarsi. Aaron era il maggiore tra i due, e per evitare che la sorellina si stancasse di giocare sempre e solo a nascondino, decise di rendere il tutto più interessante. Ogni giorno inventava una nuova ambientazione ed un obiettivo che sua sorella dovesse raggiungere, mentre lui, che era l'antagonista, avrebbe cercato di fermarla. Tutto questo fino all'ora in cui Diane li avrebbe chiamati per andare a tavola. La prima ambientazione che inventò fu quella di un safari. Mia era la zoologa che doveva studiare gli animali, mentre Aaron, il leone, pronto a mangiarla. Così le giornate trascorrevano serenamente, fino a quel fatidico giorno, il giorno che fece cambiare tutto. Era il 30 marzo. John e Diane uscirono in macchina per andare a comprare dei nuovi oggetti per la casa. Aaron e Mia si misero a giocare a nascondino, dando libero sfogo alla fantasia, personificando chi un ladro, chi un poliziotto. Giunse l'ora del pranzo, ma nessuno li venne a chiamare. Allora uscirono dalla loro stanza per andare ad apparecchiare, in modo che quando i loro genitori fossero tornati, avrebbero trovato già la tavola imbandita. Ma la porta di casa rimaneva chiusa. I ragazzini non si preoccuparono troppo e ripresero a giocare. Finito il divertimento, i genitori non avevano ancora fatto ritorno. Quindi, un po' sovrappensiero, Aaron provò a telefonare per capire a cosa fosse dovuto questo inspiegabile ritardo. Ma nessuno rispose. Passò la notte e al mattino i due ragazzi ricevettero una telefonata poco piacevole da parte del padre che annunciava loro che la madre fosse finita in ospedale e che lui le stesse facendo compagnia, ma di non preoccuparsi, che sarebbero tornati presto a casa. Mia era visibilmente inquieta ed Aaron cercò di fare di tutto per distrarla da qualsiasi pensiero negativo le passasse per la testa, intrattenendola con il loro solito gioco. Questa volta lui era il fuoco, mentre lei un pompiere. Solo che per quanto Aaron ed il loro gioco fossero un bel diversivo dalle preoccupazioni, nulla sarebbe stato in grado di distrarli o consolarli da ciò che avrebbero scoperto di lì a un giorno. Ritorniamo a quel terribile 30 marzo. John e Diane avevano finito di fare compere e stavano tornando dal centro commerciale in tutta tranquillità, quando un guidatore assopito sbandò finendo nella loro corsia. Con una rapida sterzata John provò a schivarlo, ma le due auto si colpirono comunque, facendo ribaltare la vettura di John e Diane. Dopo qualche secondo di convalescenza, John si riprese. Era fuori dall'auto, sdraiato sull'asfalto. Si alzò e notò che a parte qualche graffio non aveva nulla di rotto. Allora barcollando si diresse alla sua macchina, dove vide uno spettacolo raccapricciante. Sua moglie stava gravemente sanguinando, incastrata e trafitta da varie lamiere. Non mostrava segni di vita, se non un flebile e affaticato respiro. Vennero chiamati subito i soccorsi e la donna portata immediatamente in terapia intensiva. John passò la notte in ospedale sotto controllo medico per evitare che anche lui avesse riportato dei traumi. Al mattino, verificato che stesse bene, lui venne rilasciato e così ebbe la possibilità di telefonare ai propri figli per rassicurarli, ma sapeva bene che la situazione di sua moglie era davvero critica. Passò un altro giorno in cui John aspettava disperato in sala d'attesa che uno dei chirurghi uscisse dandogli una qualche buona notizia. E finalmente le porte si aprirono. Il medico uscì, ma non portava le informazioni sperate. Essi avevano fatto il possibile, ma a causa delle troppe emorragie, Diane non ce l'aveva fatta. Così morì il 1 aprile 1991. John era esterrefatto. Tornò a casa, dove trovò i due figli pronti ad accogliere a braccia aperte madre e padre, ma della prima c'era solo la borsa insanguinata
tenuta faticosamente in mano dal marito, che entrò barcollando e cadde sulle ginocchia, distrutto dal dolore. Aaron e Mia compresero subito che la madre non sarebbe più tornata ed abbracciarono insieme il padre per quello che sembrava un interminabile numero di minuti. Nonostante fosse primavera, le giornate a seguire parvero sempre più lunghe e buie per la famiglia di John. Dopo più di un mese dalla morte di Diane, nessuno dei tre era ancora riuscito a superare il lutto, e quello che lo affrontava in maniera peggiore fu Aaron, che in qualche modo si sentiva abbandonato ed impotente. Mia capì che era giunto il momento di ricambiare tutto l'impegno e l'affetto che il fratello aveva riservato per lei nei suoi momenti di sconforto. Così convinse Aaron a giocare di nuovo a nascondino. Lui si asciugò le lacrime, imbracciò un fucile giocattolo e cominciò a dare la caccia alla sorella, che interpretava il ruolo di uno zombie. Il ragazzo però era diverso, più aggressivo, più impaziente, era cambiato. A fine giocata, John venne a chiamarli per il pranzo. A tavola i due fratelli non ebbero il solito bel rapporto. Aaron rubò la bambola a Mia, che litigando per riaverla ruppe un piatto. John a quel punto mandò il figlio in punizione, che si tenne il pupazzo della sorella. Finito il pranzo, la bimba decise di andare in camera per vedere come stesse il fratello. Piangeva sotto le coperte, stringendo forte a sé la bambolina. Lei gliela chiese indietro, ma lui disse che avrebbe dovuto vincere una partita a nascondino. A malincuore, Mia accettò ed iniziò la più strana delle giocate. Ambientata nella loro casa, tutto pareva molto più grande e fuori posto. Dopo un'ora di gioco, finalmente Mia recuperò la propria bambola, che si trovava in cima al tetto di casa. Aaron non era affatto felice che sua sorella avesse vinto, ed iniziò ad arrabbiarsi, muovendosi nervosamente avanti e indietro. Ad un certo punto, però, la spinse, e lei perse inesorabilmente l'equilibrio. Mia cadde di sotto, facendo un volo mortale. Aaron era troppo incredulo per capire cosa fosse successo. John era in casa a guardare la TV in quel momento, quando, sentendo un breve urlo ed un tonfo sordo, si alzò di scatto e con una pessima sensazione in corpo si diresse fuori in giardino. Non credeva a ciò che vide. La sua bambina giaceva esanime davanti a sé ed Aaron, che con occhi sgranati dall'alto del tetto, la fissava attonito. Era uno spettacolo macabro che avrebbe cambiato entrambi per sempre. John decise di seppellirla nel proprio cortile per non finire condannato per mancata tutela sui minori e non sentirsi giudicato negativamente dai vicini, come gli successe per la morte di Diane. Aaron impazzì per la tristezza ed il senso di colpa, iniziando a lanciare e rompere oggetti per la casa. Invece John si chiuse dentro di sé in una riflessione profonda che lo portò ad una tremenda conclusione. Avrebbe dovuto proteggere ciò che rimaneva della sua famiglia a qualsiasi costo, anche se ciò avesse comportato l'uso della forza. Iniziò ad elaborare un piano segreto e per giorni lavorò dentro la sua cantina, impedendo ad Aaron di avvicinarsi. Dopodiché stampò decine di fogli che mostravano che Mia ed Aaron fossero scomparsi e li appese sui pali e sugli alberi di tutto il vicinato, così da non destare sospetti su di sé per ciò che avrebbe fatto di lì a breve. Il giorno seguente disse ad Aaron che non sarebbe più uscito di casa da solo, che gli avrebbe fatto lui lezione, che non avrebbe avuto nessuna visita, nessun amico, e sarebbero rimasti per sempre insieme loro due. Aaron ovviamente si ribellò a questo stile di vita e cercò di scappare, ma il padre, che come già detto aveva previsto la reazione negativa del figlio, lo prese di forza e lo trascinò in cantina, mentre continuava a ripetergli che lo stesse facendo solo per il suo bene. Nel frattempo Nicholas Roth, il ragazzino della casa di fronte, era per strada a giocare a palla e sentì delle strane urla provenire dalla casa del vicino. Si avvicinò alla villa e sbirciò dalla finestra per capire cosa stesse succedendo. Vide John chiudersi rapidamente alle spalle la porta del seminterrato ed udì delle agghiaccianti urla e dei colpi provenire dall'altro lato di essa. Purtroppo John lo notò alla finestra e, non potendo permettergli di scoprire chi e cosa ci fosse dentro il suo scantinato, corse da Nicky, gli mise un fazzoletto davanti la bocca e lo fece svenire. Nicholas si risvegliò davanti al giardino di casa sua. Rintronato si rialzò e, siccome la sua curiosità era enorme, decise di non arrendersi e scoprire chi tenesse rinchiuso dietro quella porta. Fu così che di soppiatto entrò in quella casa e cominciò a cercare la chiave per aprire il lucchetto. Dopo aver girovagato per le stanze, la vide, una bella chiave rossa.
John si accorse che il ragazzo era entrato in casa sua e cominciò a rincorrerlo. Nicky però era più agile ed ormai era riuscito ad entrare nel seminterrato. Il luogo era molto più grande di quanto immaginasse, anzi somigliava molto più ad un labirinto pieno di stanze e strani marchingegni. Trovata finalmente la via giusta che lo conducesse dal prigioniero, gli comparve alle spalle il vicino, che lo inseguì fino al raggiungimento di una porta chiusa da tre lucchetti, di cui Nick non aveva le chiavi. John non avrebbe permesso a Nicholas di andare in giro a raccontare ciò che avesse visto e minacciare quindi l'integrità della sua famiglia, ora che finalmente suo figlio, il suo unico figlio rimasto, era al sicuro. Questi erano i pensieri malati che passarono per la mente dell'uomo nel momento in cui raggiunse Nicky. Questa volta gli strinse le mani intorno al collo ed una volta privo di sensi, lo rapì, rinchiudendo anch'esso lì sotto. Passò più di un giorno prima che Nicky si risvegliasse. Era visibilmente malmenato, senza una scarpa, con i vestiti stracciati e parecchio spaventato. Sentì qualcuno avvicinarsi. Pensava fosse John, quindi stava per perdersi d'animo, ma udì il rumore della porta aprirsi. Guardò attraverso il buco della serratura e vide un bambino che lo stava aiutando a liberarsi. Non sprecò l'occasione ed uscì. Trovò il modo di salire in superficie tramite un condotto di aerazione. Cercò di liberare anche Aaron, ma John se ne accorse, quindi Nicky dovette abbandonare il ragazzino e fuggire. John intanto aveva costruito una palizzata intorno a casa sua, ma grazie ad uno stratagemma ciò non impedì a Nicholas di scappare e raggiungere l'altro lato della strada. Il vicino sarebbe andato a riprenderlo se solo Aaron non si stesse per liberare, e così dovette tornare indietro, fulminando Nicholas con lo sguardo. Nicky, sotto shock, raccontò tutto ai genitori, che denunciarono alle autorità l'accaduto. Le forze dell'ordine, ascoltando le parole dei genitori di Nicholas, corsero subito alla villa e la circondarono, sfondarono la palizzata ed entrarono con la forza in casa. Arrestarono John ed aprirono la porta della cantina, da cui uscì un ragazzo malmenato, sporco e piangente. Aaron raccontò tutto ciò che fosse successo dalla morte di sua madre fino al giorno della sua liberazione, e così la polizia scoprì anche della morte di Mia e dell'occultamento del cadavere da parte del padre. John finì in carcere per molti anni, mentre Aaron venne adottato da un'altra famiglia. Nicholas non ebbe mai il coraggio di superare questo trauma, ma se lo portò dentro per gli anni a venire, convivendoci. Passarono 13 anni, era il 2004, quando Nicholas Roth, ormai 25enne, viveva da solo in un appartamentino in mezzo ad una grande città. Non era molto ricco, tant'è che gli giunse una lettera che lo intimava di lasciare l'abitazione se non avesse pagato l'affitto. Rifletté a lungo prima di prendere una decisione, consapevole di non riuscire a pagarlo. Gli tornò alla mente però la vecchia casa dei suoi genitori, in cui non abitavano più perché abbandonata da svariati anni. Allora fece i bagagli, salì in macchina e si diresse verso la villetta della sua infanzia. Non aveva piacevoli ricordi di quel posto, ma era l'unico in cui potesse andare. Trovò casa sua in pessime condizioni, ma niente che una buona ristrutturazione non potesse sistemare. Parcheggiata l'auto, si guardò attorno e notò che dall'altro lato della strada c'era quella casa, anche se di essa non rimanevano che le fondamenta e qualche trave portante. La sua curiosità non lo abbandonò negli anni e lo portò ad avvicinarsi a quell'edificio. Ad un certo punto gli parve di vedere qualcosa, o meglio, qualcuno. Fu un attimo, ma tanto bastò a far girare la testa al nostro protagonista, che ansimante riattraversò la strada ed entrò in casa sua. Si sentiva strano, osservato, sudava freddo e brutti ricordi gli stavano riaffiorando alla mente. Si sdraiò sul divano perché avvertì un improvviso calo di pressione e si addormentò. Si svegliò di soprassalto sentendo delle strane urla infantili provenire da fuori. Era notte fonda. Guardò dalla finestra e la casa, che prima era completamente diroccata, ora era un'enorme villa variopinta e piena di assurde stanze. Poté chiaramente vedere John che rinchiudeva qualcuno nella cantina. Si allontanò come di scatto dalla finestra ed iniziò ad ansimare. Ad occhi sgranati guardava in basso come a cercare una qualche soluzione a questo problema, ma sapeva che l'unico modo per superare la sua paura era affrontarla. Alzò lo sguardo verso la casa e decise che questa volta sarebbe riuscito a salvare Aaron senza lasciarlo indietro, come fece 13 anni prima. Uscì e si diresse verso casa di John. Una volta entrato, analizzò la porta della cantina. Rispetto a quando era bambino, nell'incubo, era chiusa molto meglio, quindi per aprirla avrebbe dovuto trovare molti più oggetti: un piede di porco, una chiave ed una tessera.
Di eventi assurdi ne successero tanti, ma Nicholas non si lasciò demordere dalle stranezze e le affrontò una per una. Più proseguiva nella ricerca, più acquisiva nuove capacità, come il doppio salto o la spinta, ed oggetti che gli consentissero di addentrarsi maggiormente nei meandri della casa. Finalmente aprì la porta della cantina e si trovò immerso in un labirinto di stanze, corridoi, voragini e piattaforme, molto più strane e spaventose di quanto si ricordasse. John lo iniziò ad inseguire usando tutti i mezzi a lui congeniali per impedirgli di raggiungere la porta di Aaron, ma Nicholas fu inarrestabile. Percorse l'ultimo corridoio e varcò quella soglia. Si ritrovò dentro ad una camera da letto rudimentale, con il cartonato di un bambino che gli sorrideva. La cosa inquietante però era fuori dalla finestra. Un gigantesco vicino era pronto ad ucciderlo. Con una manata distrusse la stanza, mostrandosi a Nicky in tutta la sua possenza. Nicholas non aveva idea di come poter battere un gigante, né minimamente come far a sopravvivere. Intorno a sé vide oggetti enormi e notò una casetta attaccata alla schiena di John. Il ragazzo aveva di nuovo un obiettivo. Grazie alle abilità apprese in precedenza e ad un lungo combattimento a colpi di palle da baseball e fuochi d'artificio, Nicky riuscì a farlo cadere sulle ginocchia, per poi planare all'interno dell'abitazione. Era spoglia dall'arredamento, ma c'era una porticina. Correndo la aprì e vi entrò. Venne trasportato in un'enorme casa buia, dove in lontananza notò un bambino. Avvicinandosi ad esso, fu sorpreso nello scoprire che si trattasse del se stesso di 13 anni prima. Ad un certo punto il bimbo venne spaventato da qualcosa proveniente da oltre la finestra ed urlante corse via. Nicholas guardò nella sua stessa direzione e vide una gigantesca figura oscura, la stessa ombra apparsagli tra le fondamenta della casa di John. Nicky capì che doveva proteggere il se stesso ragazzino se avesse voluto uscire da lì, e così fece. L'ombra iniziò a fare a pezzi l'edificio, mentre Nicholas si metteva sempre in mezzo tra lei e il dodicenne. Colpo dopo colpo, Nicky diveniva sempre più grande, fino a quando non fu l'ombra ad aver paura di Nicholas, che le saltò addosso per sconfiggerla. La creatura oscura sfarfallò, cercò protezione, poi cadde e sparì. Così anche tutto il resto. Ora intorno regnava il bianco. C'erano solo due cose, una porta con scritto Exit ed una casetta inclinata. Sempre spinto dalla sua curiosità, Nicholas si diresse all'abitazione e sbirciò dalla finestra. Da un lato vide un padre disperato, piangente, pieno di sensi di colpa e divorato dalla paura che non era mai riuscito ad affrontare. Dall'altro, oltre una porta chiusa a chiave, un'ombra molto simile ad un ragazzino che bussava freneticamente a quella porta come per voler uscire. Nicholas se ne andò consapevole di non poter fare nulla, ma soddisfatto di aver sconfitto almeno lui la sua più grande paura. Aprì l'ultima porta ed uscì avvolto da una luce accecante. Nicholas Roth si risvegliò nel suo divano, si alzò e si stiracchiò. Era tanto tempo che non riposava così bene, si sentiva molto meglio. Guardò fuori dalla finestra verso la casa del vicino e non vide altro che un vecchio edificio abbandonato. Più nessun'ombra, più nessuna visione, più nessuna paura repressa. Finalmente aveva superato il trauma infantile. Uscì di casa, fece un bel respiro e sorrise al mondo. Dopodiché iniziò a scaricare dall'auto gli scatoloni del trasloco e li iniziò a portare in casa, pronto ad iniziare una nuova vita in serenità. Questa era tutta la storia del videogioco Hello Neighbor. Spero vivamente che vi sia piaciuta e che quindi la condividiate, lasciate un mi piace, vi iscriviate al canale attivando la campanella delle notifiche e commentiate numerosi. Non ho altro da dirvi, perciò ci vediamo al prossimo video. Ciao!